Frate, mi hanno arrestato, mi sono fatto, oggi è 18, frate, mi sono fatto 16 giorni di semilibertà e mi hanno arrestato. Tutto quanto per colpa del brasiliano che dicono che c'ha precedenti, ma lui risulta che i precedenti non li ha, frate. Adesso tu mi devi spiegare a me, mi hanno arrestato, mo io domani c'ho un processo per direttissima, adesso mi trovo agli arresti domiciliari e questa è la legge, frate. Boh, io non mi sento libero, io mi sento che qualcuno sta cercando di mettermi a repentaglio la mia sanità mentale e la mia vita. Ditemi voi, cioè ditemi voi, siete tutti quanti testimoni, perché lo sto rendendo pubblico, questo accanimento che c'hanno contro di me. Stanno facendo un cazzo di accanimento mediatico contro di me. Io non ho fatto un cazzo, non sono un criminale, non c'ho un cazzo di precedenti, sono incensurato e non c'ho mai avuto problemi con la legge, non faccio un cazzo e porca puttana ce l'hanno con me. Ma che vi ho fatto? Ditemi che vi ho fatto! Ci rendiamo conto di che cosa mi stanno facendo? Mi hanno dato un libretto rosso, fratello, sai che vuol dire? Che io non posso uscire da Roma, non posso tornare a casa dopo le 21.30 e non posso uscire di casa dalle 21.30 alle 6.30, fratello, tutto questo per nulla, nulla, non c'è un cazzo di precedente, non c'ho a che fare con la vita criminale, lavoro, lavoro e lavoro. Lavoro sui social, lavoro con la TV, faccio tutto, non c'ho un cazzo di niente, fratello, mi hanno dato pure sta cazzo di sorveglianza speciale come se fossi in criminale divisione, polizia anticrimine, fratello, ma crimine di chi? Ma allora se fossero tutti criminali come me il mondo sarebbe migliore, fratello, sarebbe migliore!